Ciao a tutti, sono Alessia, frequento il liceo artistico Giulio Romano di Mantova, sono in quinta superiore e sono qua con un mio professore, Alberto Businco, che mi insegna, che ci insegna italiano e storia, e vorrei affrontare con lui appunto com'è cambiata e come sta cambiando la scuola in questi tempi del Covid. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Mantova. La prima domanda è appunto cosa ne pensa di questa situazione. La situazione è veramente eccezionale. Stiamo vivendo tutti un momento storico che finirà sicuramente nei libri di storia. E abbiamo tutti una sorta di responsabilità nell'affrontare questo periodo, soprattutto con giudizio, senza retorica, lo sto dicendo. Adesso siamo in piena seconda ondata e la nostra scuola si sta comportando molto bene. Ci rendiamo tutti conto, sia il corpo docenti, sia gli studenti, che appunto il momento è eccezionale e che non sarà più nulla come prima. Non solo per le regole a cui siamo sottoposti, e anzi devo dire che voi del Giulio Romano siete eccezionali nel rispettarle, ma per quello che ci lascerà, per una presa di coscienza diversa, ok? Quello che era il Capodanno scorso difficilmente potrà tornare il gennaio di quest'anno. Mi viene in mente una vignetta di Snoopy, anche se non è, come si dice, non è di Schulz quello che c'è scritto, dove c'è Snoopy che guarda il cielo chiedendo a Dio, ok, di disinstallare il 2020 perché c'è un virus e di reinstallarlo. Ecco, in quella vignetta c'è tutto. Noi ci siamo dentro, conosciamo gente che si è ammalata, sia dentro sia fuori la scuola. La scuola, come ti dicevo prima fuori onda, è una sorta di microcosmo che riflette la società, il quotidiano. E ripeto, ci rendiamo conto tutti che dobbiamo fare dei sacrifici. Dei sacrifici sono veramente reimparare ad approcciarci, voi reimparare a studiare, noi reimparare anche a insegnare. Non stiamo facendo un passo indietro, secondo me, stiamo facendo un passo di lato, ok? E questo è importante. Io non vedo la scuola come un soggetto che abbia fatto un passo indietro, e neanche voi ragazzi. È semplicemente un nuovo modo di approcciarci, dove ci stanno tutti gli errori che sono dovuti a un fatto così eccezionale che prima non era, non si era verificato, se non l'ultima volta con la spagnola del 1919, ok? Questa influenza polmonare che fece addirittura più morti della prima guerra mondiale o giù di lì. Quindi è passato un secolo tondo, quindi tutte quelle persone che hanno vissuto quel momento non ci sono più, e abbiamo questa, questa speranza nella scienza, ok, che in realtà è una speranza in parte disillusa, perché abbiamo visto, anche leggendo i giornali, in rete, in televisione, che molti vanno a braccio, anche medici, virologi, per non parlare di una classe politica che non è in grado di gestire, soprattutto fra quelli che non sono al potere adesso e che hanno urlato all'allarme per bloccare certe cose, e resto sul generico di proposito, addirittura negando che ci fosse la pandemia, no?
tutto per interessi elettorali. Quindi c'è una società che non si sa muovere bene, ma è nell'ordine delle cose. E quello che ci differenzia rispetto alla società, alle vecchie pandemie, o la SARS anche di qualche anno fa, è che c'è una rete di informazioni fra fake e informazioni reali che vanno valutate bene, ok? E questo è... Certo, anche il discorso di prima, comunque adesso abbiamo anche molte più tecnologie, esatto. E la scuola si è un po' aggrappata a quelle. Io non ci sono stata per la didattica a distanza l'anno scorso perché appunto non ero qui, però comunque cioè, è stato difficile inizialmente, immagino, anche adattarsi. Adesso siamo tutti un po' più preparati, può essere? Lo è, tanto che alcuni di voi addirittura preferiscono la didattica a distanza. È vero, alcuni dei miei compagni proprio la preferiscono. Io personalmente, cioè la mia scuola sta affrontando metà e metà, e personalmente mi piace molto come... Metà e metà nel senso metà ragazzi a rotazione settimanale a distanza nella stessa classe e metà online. Esatto, e quindi appunto alcuni dei miei compagni sono contenti, vorrebbero anzi fare tutto a distanza. Io trovo che comunque venire a scuola, cioè, sia importante, anche si crea... anche più coinvolti, cioè siamo anche molto più coinvolti nella lezione, appunto. Infatti la socializzazione è uno degli elementi pregnanti della scuola, ok? Il rapporto fra voi studenti, il rapporto con noi docenti, le antipatie, le simpatie, sempre nell'ordine della normalità, diciamo. Anche il suono della campana, no? Il tempo che è scandito dal suono della campana. Tutte cose che ci caratterizzano, le ricreazioni, l'andare in bagno, qualsiasi cosa. E questo è... manca a tutti noi, anche noi docenti non possiamo interagire perché siamo solo degli studenti cresciuti, quindi abbiamo anche noi le stesse dinamiche e anche amicizie piuttosto che condivisioni anche di spazi. Noi come voi siamo completamente bloccati e regimentati. Però ripeto, non è un passo indietro ma è un passo di lato. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Mantova è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.